Sono Cristian Mazzelli, nato Crimaz. Cioè, la Crimaz è nata perché avevo una necessità a livello agonistico. Ho fatto piccoli progetti perché sono partito da piccole cose e grazie all'aiuto e l'appoggio di questi artigiani del Muto Modenese ho cominciato a fare piccoli prototipi per l'uso personale e le gare mi hanno permesso, fortunatamente anche perché ci sono state tante piccole cose che hanno giocato a favore, ho fatto dei piazzamenti, ho cominciato a fare allenamenti, ero più bravo io, ho preparato una Vespa che era performante e la gente mi vedeva come un avversario competitivo e quindi se vincevo una gara c'erano tante cose, la preparazione, il mezzo e i componenti meccanici. È venuta la passione, ma ce l'avevo, ma più che altro vedevo la possibilità di mettere in pratica le mie competenze, il fatto di migliorare, di capire cosa serviva. Io andando in pista sono riuscito a capire che serviva una frizione fatta in un certo modo, ho dovuto rifare le crociere perché i cambi non stavano insieme e così sono arrivato a fare il mio listino con oltre 300 articoli. So che non fai cilindri e non fai marmite. E di che cosa si tratta allora? Sono tutte le parti, tutti i cinematismi, diciamo cinematismi, componenti, accessori, componenti che completano la Vespa. Ad esempio nel motore, carter motore esiste, come esiste un cilindro, come esiste una forcella, però nella forcella ho fatto un piedino fatto con dei cuscinetti diversi, con un peso diverso, perché dovevo creare condizioni di assetto diverso da quello che c'era sul mercato. Sul motore, dall'albero motore alla ruota, faccio tutto, quindi pignone, frizione, cluster, asse ruota, ingranaggi, crociere, fino ad arrivare al freno disco posteriore. È una cosa che ho messo in produzione e in commercio da pochi giorni, è la replica del cerchio anteriore dello zip. Ok. E ho sentito anche di un telaio che hai fatto. Questo è stata una scommessa con me stesso perché l'ho fatta questa cosa. Avevo capito che per correre con una Vespa in pista il telaio originale aveva dei grossi limiti e quindi abbiamo iniziato, perché c'erano tanti concorrenti all'epoca, a modificare la lamiera con dei fazzoletti, dei rinforzi e un po' io copiavo dagli altri, un po' gli altri copiavano da me, fin quando nel 2010 ho detto no, bisogna partire da zero. Cosa ho fatto? Ho preso un telaio di un Primavera e l'ho smontato pezzi, tutti i lamierati li ho smontati, perciò sono partito nel rilevarli, quindi avevo già fatto il disegno di tutti questi componenti e poi li ho rimessi insieme andando su un banco, una dima, quindi i gradi, le misure, gli interassi erano quelli della Vespa Primavera e nel rimontarlo, nel risaldarlo, ci sono stati fatti degli accorgimenti secondo le mie competenze, a volte ovvie, perché c'erano delle misure fisiche e dei dimensionamenti che erano palesemente migliorabili e in altri casi ho fatto anche degli errori, perché ho fatto subito dei telai che erano troppo rigidi, poi dopo sono tornato indietro, poi li ho fatti troppo teneri, fin quando non ho trovato nel corso degli anni un telaio che funzionava veramente bene, ma non solo per me. Sono andato a fare delle gare di endurance dove prendevo 3-4 piloti e quando provavo questa Vespa anche loro dicevano che rispetto ad altre funzionava ed è stato lì che ho detto a questo punto ho capito come deve essere fatto un telaio e mi tolgo questo sassolino dalla scarpa e faccio gli stampi per fare l'infusione d'alluminio. Mi piacerebbe, infatti ho avuto alcuni contatti con non un organizzatore, uno dentro la Vespa Cross, mi piacerebbe fare un telaio dei miei per il cross. Lo useresti te? Lo userei io, mi piacerebbe farla intanto per andarmi a divertire, intanto la faccio, la metto giù come secondo Crimaz, poi Paolino se gli do una Vespa da cross con una sellata lui è solo contento perché fa anche duro, okay. E quindi
però insomma si è sempre lì a cercare di capire sui regolamenti, di rientrare, non ci sono delle cose che non sono ancora chiare, ma sia per chi butta giù i regolamenti e sia per gli affezionati alla lamiera, perciò ho visto che provare a forzare questa cosa si trovano delle volte, sai, all'innovazione delle volte non tutti sono pronti, quindi io adesso faccio come ho sempre fatto, faccio le cose per me e mi vado a divertire. E poi pian piano ho visto che senza forzare troppo la cosa prende via. E qualcosa che vuoi raggiungere in futuro, che dice questo è ancora un sogno, un record di velocità o una gara dell'europeo? Mi piacerebbe, è un bel sogno nel cassetto, preparare un team per andare a partecipare alle 24 ore. È molto costoso e quindi diventa un impegno per la mia realtà, visto che comunque io faccio tutto, cioè seguo progettazione, amministrazione, gli ordini, i corrieri, faccio della formazione, adesso ho una persona che mi dà una mano, quindi perdere tra virgolette, investire una settimana, 10 giorni con un team per non farne 24 ore è un impegno importante. Allora, cosa possiamo aspettare per il futuro? La Krimas viene ancora in pista a fare qualche giro? Io sono andato anche ieri in pista, okay. E spero di andarci per altri 15 anni in pista, almeno fino a 65 anni ci voglio andare.